Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino sull'andamento dell'emergenza Covid con i dati dell'assessorato regionale alla sanità. Oggi in Abruzzo 571 nuovi casi, il 15,8% dei test processati e ci sono stati anche 9 decessi. Vediamo il servizio. Continuano ad aumentare i casi di Covid. Ecco la curva epidemiologica nazionale delle ultime 2 settimane. Sono 571 oggi i nuovi casi in Abruzzo, quasi il 16% dei 3.616 test processati nelle ultime 24 ore. Riguardano persone d'età compresa tra 10 mesi e 101 anni. 140 sono della provincia dell'Aquila, 111 di quella di Chieti, 46 del Pescarese e 253 del Teramano, mentre 4 provengono da fuori regione e per 17 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 265 dei nuovi casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 577, di età compresa tra 64 e 100 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale il numero dei guariti e dei deceduti, sono 8.264, più 232 rispetto a ieri. 458 pazienti, più 31 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 36, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 7.770, più 201 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'ultimo DPCM. L'Abruzzo è stato inserito nella zona gialla dal Ministero della Sanità nell'ambito della pandemia, anche se i dati che hanno consentito l'inserimento in zona a rischio moderato si riferiscono al 25 ottobre e dovranno essere confermati dal prossimo monitoraggio. L'assessore regionale alla sanità, Very, però chiede responsabilità ai cittadini, mentre il presidente Marsilio spiega che gli interventi che si stanno facendo negli ospedali per reggere l'urto della seconda ondata di contagio. Ascoltiamo allora il servizio di Stefano Recanati e l'intervista di Paolo Renzetti. L'Abruzzo è regione gialla. Nella conferenza stampa di ieri sera il Premier Conte ha ufficializzato la notizia che già circolava da ore, avvalorata dai dati dei 21 indicatori presi in considerazione dal decreto che da domani dividerà l'Italia in 3 fasce con le ordinanze emesse dal Ministero della Salute. Le regioni gialle per l'appunto sono considerate a rischio moderato, con la stretta crescente salendo dall'arancione al rosso, laddove la situazione è più critica e quindi si applica un lockdown che ricorda molto da vicino quello già sperimentato in primavera. I governatori delle regioni avevano chiesto cose diverse al governo, soprattutto hanno criticato la scelta di un lockdown a 3 velocità, evidenziando criticità ad esempio sulle mobilità tra zone differenti e magari limitrofe. Ma nel governo è prevalsa la volontà di non penalizzare territori in cui il contagio tutto sommato è ancora gestibile, con misure che avrebbero stroncato un'economia già sofferente. Nelle zone gialle comunque cambierà poco rispetto alla situazione attuale. In Abruzzo, in particolare, la didattica a distanza alle superiori era già stata elevata al 100%. Così l'unico vero impatto sarà con il coprifuoco alle ore 22. Al di là della gradazione di colore, in regione la situazione però resta difficile e la pressione sulla sanità comincia ad essere elevata, soprattutto nell'Aquilano e nel Teramano. La curva epidemica continua a salire e dunque l'auspicio è che le misure prese negli ultimi 15 giorni inizino a stabilizzarla. Se l'RT, l'indice di contagio, dovesse superare l'1,5, soglia di allerta, scatteranno gli automatismi che potrebbero cambiare la classificazione da giallo ad arancione e poi al rosso. E questo avverrà sulla base dei dati comunicato al Ministero. Il presidente Marsilio, in visita all'ospedale di Avezzano, ha nascosto la sua preoccupazione spiegando cosa si sta facendo per adeguare la sanità all'aumento dei ricoveri, anche in terapia intensiva. Per i lavori siamo più o meno nella stessa condizione, in tutte le ASL dobbiamo far partire questi lavori e stanno procedendo con questa tempistica. Alcuni lavori siamo riusciti a farli tra aprile e maggio, giugno, quando avevamo poteri diversi e quindi ci siamo potuti muovere con più velocità, facendo in particolare lavori il G8, il Delta Medico dell'Aquila, il Covid di Pescara, che grazie a Dio ci sono. Quindi qualcuno faceva polemiche stupide, ma meno male che ci sono questi posti, perché tra L'Aquila e Pescara hanno consentito di avere circa 300 posti letto dedicati al Covid. Non sono sufficienti, purtroppo il numero dei malati è molto importante, siamo arrivati ad oltre 400 malati ricoverati dentro gli ospedali. Nel momento di picco della prima ondata abbiamo avuto
meno di 400 malati, quindi pensate un po', siamo già oggi sopra quel numero di malati, magari non sono in terapia intensiva, sono meno della metà quelli. All'epoca avevamo molte più malati di terapia intensiva perché la scienza medica, grazie a Dio, migliora, capisce l'attività anche di ricerca dei positivi fatta in maniera precoce sul territorio con tamponamenti massivi. Assessore Verì, allora finalmente un po' di chiarezza, l'Abruzzo, come tante altre regioni del nostro paese, è stato inserito nella zona gialla per quanto riguarda l'emergenza e la pandemia. I dati migliorati degli ultimi giorni hanno fatto sì alla fine che l'Abruzzo finisse in zona gialla, oppure ci sono anche altre motivazioni? No. Allora, innanzitutto quelli sono dati che vanno a scadenza 25 ottobre, adesso noi saremo valutati dal 25 ottobre al 3 novembre. Per cui sono valutazioni dei giorni precedenti. La nuova valutazione avverrà adesso dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono valutazioni importanti perché vanno a valutare anche l'indice di trasmissibilità, quindi tutto il percorso del tracciamento e dei contagi che ci sono nella nostra regione. È importante in questo momento anche analizzare il discorso dei posti letto nella nostra regione, che sono, come ho sempre detto, sufficienti, disponibili in base alla variazione. Apprendiamo che sono diminuiti i ricoveri anche se solo di 2 unità nelle terapie intensive e c'è ancora una maggiore attenzione perché sono tanti i casi invece poco sintomatici e addirittura sintomatici, quindi nel momento del tracciamento è importante andare ad aggredire questi numeri, queste situazioni, perché come voi sapete l'asintomatico può tranquillamente contagiare senza rendersene conto. Questo purtroppo è quello che avviene quando c'è maggiore relazione e quindi ben vengano queste norme, anche se non così complesse come nelle zone rosse, il rispetto di queste norme, di evitare tutto ciò che è un momento interattivo fuori da quel minimo indispensabile che può essere contesto lavorativo, il contesto dell'emergenza, bisogna andare avanti attraverso questo, adeguarsi a queste norme. Ora, assessore, l'obiettivo è far sì che l'Abruzzo resti, sotto questo punto di vista, una regione virtuosa. L'Abruzzo lo è sempre stata una regione virtuosa nonostante le difficoltà, io parlo del periodo della pandemia, abbiamo, come ho sempre riferito, saputo gestire la prima fase importante e stiamo gestendo anche la seconda fase. Per rimanere in questa fascia ci vuole ugualmente questa attenzione e soprattutto il lavoro che io sto portando avanti di un monitoraggio costante. Il presidente Marsilio questo pomeriggio ha firmato l'ordinanza regionale numero 98, eccone i punti salienti: a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo conseguentemente in via prioritaria una maggiore occupazione dei posti a sedere e la parziale occupazione di quelli in piedi, fino al raggiungimento complessivo della percentuale di qui sopra. Sono anche previsti interventi straordinari di sanificazione dei mezzi e in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche per tutto l'arco della giornata di non spostarsi con mezzi trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per motivi di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. E adesso la cronaca, condannati i 2 imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni, affetta da problemi psichici, morta nell'agosto 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara, dopo essere stata violentata. Le pene di 11 anni e 6 mesi e 2 anni non soddisfano la famiglia della vittima.
11 anni e 6 mesi di reclusione per Nelu Ciuraru, accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata, e 2 anni per Robert Cioragariu, accusato soltanto di omissione di soccorso. Il Tribunale Collegiale di Pescara ha condannato entrambi gli imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni affetta da problemi psichici, deceduta nell'agosto del 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara dopo essere stata violentata. Il PM Rosangela Di Stefano, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto 14 anni per Ciuraru e 3 anni per Cioragariu. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero indotto la vittima, che assumeva psicofarmaci e altre medicine, ad ingerire vino, poi Ciuraru avrebbe abusato sessualmente di lei e in seguito entrambi l'avrebbero lasciata morire. Una sentenza shock, una sentenza ingiusta. Ad oggi noi viviamo il dolore e l'ingiustizia, siamo veramente delusi. La vita di Anna è valsa 11 anni, quindi il valore della vita è zero. È inspiegabile dire veramente come ci sentiamo. Una cosa è certa, noi, tutta la famiglia, noi andremo avanti. Perché Anna merita giustizia e 11 anni non è una pena, non è il valore della vita di Anna. Non so cosa le dovevano fare ad Anna per essere un omicidio, non so, menata, stuprata, violentata, lasciata morire, non lo so sinceramente. E io voglio che il caso di Anna sia riaperto, perché ci sono state tante lacune su questo processo, ma veramente tante, oltre a tante ingiustizie. Io non posso pensare che lui tra 11 anni è fuori, riabbraccerà la sua famiglia, i suoi figli, e mia sorella invece non c'è più. Almeno un pizzico di giustizia avrebbe fatto. Non dico che noi vivevamo bene, però ci avrebbe aiutato a questa sopravvivenza e a questo dolore. Noi non ci fermiamo ad una sentenza shock. Io sono veramente sconcertata di queste sentenze ultimamente. Cioè veramente il valore della vita è nulla. Ancora cronaca, condannata a 13 anni e 8 mesi di reclusione ieri pomeriggio dal Tribunale Collegiale di Pescara, Daniela Lorusso, la donna accusata di aver tentato di uccidere l'ex marito somministrandogli a sua insaputa il Coumadin, un potente farmaco anticoagulante. Condannato a 12 anni e 8 mesi anche il figlio della donna, Michele Gruosso, accusato al pari della madre di tentato omicidio aggravato e falso. Il PM Rosangela Di Stefano aveva chiesto 17 anni per Lorusso e 13 per Gruosso. I due imputati, nell'estate del 2016, avrebbero ripetutamente somministrato alla vittima, un imprenditore edile di Rosciano, il Coumadin, farmaco in grado di provocare gravi emorragie interne, organizzando anche un'aggressione a colpi di mazza da baseball ai danni della vittima, allo scopo di accelerare le emorragie interne. Il pestaggio venne eseguito dal colombiano Edwin Andrei Mosquera Zavala, condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione, mentre Marco Giorgio Fagion è stato condannato a 8 mesi per aver fatto da mediatore tra Gruosso e Mosquera. Cambiamo argomento. Con il nuovo piano industriale che avrà avvio a dicembre, 31 filiali abruzzesi della Banca Popolare di Bari chiuderanno. L'allarme è lanciato da Confassociazioni Abruzzo. Il nuovo piano industriale della Banca Popolare di Bari rischia di ripercuotersi principalmente sulla nostra regione. A dirlo è la neocostituita Confassociazioni Abruzzo, che chiede di avviare un dialogo per far luce sul riassetto dell'istituto pugliese dopo il crack e gli arresti dei mesi scorsi. Allo scadere del 2018 la Banca Popolare di Bari contava 291 filiali su tutto il territorio nazionale, di cui 97 nel solo Abruzzo, aggiudicandosi il primo posto regionale tra gli istituti bancari per presenza sul territorio. Mentre con il nuovo piano industriale, che partirà da dicembre, chiuderanno 31 filiali in Abruzzo, 20 delle quali sono ex Banca Tercas e 3 ex Caripe. Nessun rappresentante abruzzese è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Popolare di Bari e le chiusure per il riassetto riguarderanno più di 60 lavoratori che dovranno essere ricollocati o rischieranno di perdere il posto. Secondo uno studio condotto da Servet Industry Forecast, sottolinea Confassociazioni, allo stato attuale l'Abruzzo potrebbe arrivare a perdere quasi 9 miliardi e mezzo di fatturato durante il periodo 2020-2021.
Il sindacato di base denuncia l'inefficacia del protocollo anti-Covid all'interno dello stabilimento Sevel di Atessa, dove ci sono 15 casi positivi, ma i tamponi, secondo i sindacalisti, non sarebbero stati effettuati a tutti quanti i colleghi dei positivi. L'USB allora chiede un tavolo di confronto in prefettura a Chieti. Alfredo Primante. L'USB denuncia la tardiva sanificazione e l'inefficacia dei protocolli anti-Covid all'interno della Sevel di Atessa, dove, dicono i sindacalisti, ci sono 15 casi accertati, ma non sono stati effettuati tamponi di controllo a tutti i lavoratori della UTE di appartenenza dei positivi al test. L'USB chiede la convocazione da parte della prefettura di Chieti, di Sevel e degli enti di controllo in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per aprire un confronto con il sindacato circa le criticità che possono verificarsi in una situazione così complessa e che richiede la massima attenzione e trasparenza. L'USB ricorda di aver già espresso da tempo tutte le sue perplessità circa l'ultimo aggiornamento del protocollo anti-Covid adottato in azienda per prevenire la possibilità di contagio. Tale aggiornamento, dicono dal sindacato di base, comporta un abbassamento del livello di guardia nella prevenzione della pandemia, tanto che è stata inviata una denuncia al servizio ispettivo della ASL, all'ITL e per conoscenza alla procura di Lanciano. L'USB ha anche chiesto alla direzione aziendale di ripristinare i 10 minuti per la sanificazione delle postazioni di lavoro, di rallentare la velocità delle linee e di aumentare il livello di dissaturazione per evitare assembramenti durante il lavoro. Ma la cosa che preoccupa di più il sindacato è l'adeguamento delle procedure alle disposizioni previste dagli ultimi DPCM, perché un lavoratore con un familiare in attesa di esito al tampone richiesto dalla ASL può recarsi al lavoro, esponendo così i colleghi a possibilità di contagio. I metalmeccanici abruzzesi hanno manifestato questa mattina a Teramo per il rinnovo del contratto nazionale. Presenti anche i lavori della Betafens di Tortoreto, che hanno chiesto aiuto e udienza anche al vescovo Lorenzo Leuzzi. In piazza anche l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo per protestare contro la chiusura della redazione teramana del quotidiano Il Centro. Tania Bonici Castelli. I metalmeccanici abruzzesi hanno scelto Teramo come piazza simbolica per rivendicare il rinnovo del proprio contratto di lavoro e per gridare quanto questo territorio sia flagellato da vertenze dolorose come la Betafens di Tortoreto, chiusure che stanno mettendo in strada centinaia di famiglie. Noi siamo qui per chiedere il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, questa è la nostra prima richiesta. Oggi stiamo scioperando in tutta Italia, Federmeccanica ha bloccato la trattativa dopo che noi abbiamo fatto la richiesta salariale, ovviamente non sta rispettando e non vuole discutere quella che è stata la piattaforma votata dal 97% dei metalmeccanici. Abbiamo scelto la piazza di Teramo perché a Teramo ovviamente ha iniziato una crisi, la più simbolica è quella della Betafens, è l'ultima arrivata, ma c'è quella dell'ATR, c'è quella della Selta, c'è quella della Vego. Purtroppo pensiamo che queste aziende siano il preludio a un percorso di crisi e di apertura di crisi più vasto, perché sappiamo che ci sono 3.000 lavoratori del settore dell'automotive che ovviamente alla fine del blocco dei licenziamenti potrebbero avere dei problemi. Successivamente sappiamo che ci sono 1.500 lavoratori che oggi sono in cassa Covid delle aziende metalmeccaniche, a cui si aggiungono 2.500 lavoratori degli artigiani. Essendo il settore di artigiani un settore parcellizzato, sarà anche difficile andarlo a controllare. Quindi una situazione complicata e complessa che va affrontata dal punto di vista politico immediatamente. Numerosa in Piazza Martiri la delegazione di rappresentanti della Betafens. Accendono fuochi, chiedono aiuto alla politica e ora anche alla Chiesa. Il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a cui i lavoratori hanno scritto una lettera accorata, li accoglie in curia e promette il suo intervento. Abbiamo chiesto aiuto al vescovo nei giorni scorsi per la Betafens, ma un po' per tutte le vertenze e per la situazione del territorio, partendo da quelle che sono state le parole anche del Papa negli ultimi tempi di vicinanza a queste tematiche, a chi è più in difficoltà. Abbiamo ritenuto di investire anche il vescovo di questi problemi, chiedendo un aiuto concreto, anche perché sappiamo dell'impegno che il vescovo ha avuto negli anni qui a Teramo, anche di vicinanza con la politica nazionale, e crediamo che in qualche modo possa arrivare un sostegno concreto che ci dia la possibilità di risolvere la vertenza Betafens, ma anche di trovare soluzioni per altre vertenze e per altre problematiche del territorio. Accanto ai metalmeccanici che lottano c'è anche l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, con il suo presidente Stefano Pallotta, che chiede e riceve solidarietà contro la prossima chiusura della redazione teramana del quotidiano Il Centro. Il suo è un pensiero condiviso dalla piazza. Chiudere un presidio locale di informazione equivale ad una grave perdita di cultura e democrazia per tutti.
Commercianti, ristoratori e lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo di Teramo si sono ritrovati a protestare a Piazza Orsini e a chiedere lo stop di tasse e utenze. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Futuro Collettivo al grido di "Tu ci chiudi, tu ci paghi". Manifestano a Teramo il mondo della ristorazione e quello della cultura, sacrificati dalle misure di contenimento decise dal governo per arrestare la pandemia da Covid-19. Tu ci chiudi e tu ci paghi. Questo è lo slogan scelto dall'Associazione Futuro Collettivo, che ha organizzato l'evento e che chiede gesti concreti da parte dello Stato a favore di tutte quelle persone che senza attività non riescono più a sopravvivere, come il blocco di affitti, mutui e utenze. Più che una protesta modo per far sentire la nostra voce. Il nostro ambiente è sicuro, più sicuro di un supermercato. Non riusciamo a pagare gli affitti, abbiamo degli eventi programmati che non possiamo fare, quindi dobbiamo anche parlare con le persone che si erano sbattute per noi e con noi per fare questa cosa. Quindi, una situazione anche imbarazzante per tutti. Pensavamo che le decisioni erano altre. Sono i teatri, sono i cinema, sono posti sicurissimi, dove si fa spettacolo è sicuro. Sicuramente la questione di incertezza con gli investimenti che abbiamo fatto quest'estate, ci siamo messi a norma e adesso ci sentiamo poco tutelati. La situazione è drammatica per tutti, ci serve soprattutto garanzie da parte dello Stato. Vogliamo essere sicuri che i nostri investimenti e soprattutto il nostro futuro sia chiaro, altrimenti tutto quello che ci hanno fatto fare in questo periodo non è servito a nulla. E siamo così giunti alla pagina dello sport del nostro telegiornale, che apriamo col calcio di Serie B. Nonostante le ultime avversità, in casa Pescara si cerca di guardare con fiducia alla sfida con il Cittadella. Restano in dubbio Bocchetti e Asensio, spera di ritagliarsi il suo spazio Andrea Di Grazia, che andiamo ad ascoltare nel servizio. Andrea, allora, si avvicina questa partita col Cittadella, dopo la sconfitta di Lecce c'è stato anche un chiarimento nello spogliatoio, un colloquio con la società, non si può più sbagliare, bisogna cambiare registro, questo è indubbio. Ah sì, lo sappiamo tutti, un punto in sei partite, diciamo che per il Pescara non è niente, quindi ci vuole il cambio di passo, questo sicuramente. Abbiamo parlato con la squadra, abbiamo parlato con la società, con lo staff, siamo tutti comunque convinti che ci risolleveremo e lo faremo da domenica. Tutti responsabili per quello che è successo fino ad oggi, allenatore ma anche i giocatori, voi vi sentite chiamati in causa? Assolutamente, quando si fanno prestazioni negative comunque la colpa diciamo che è un po' di tutti, ma questo lo sappiamo, sappiamo che comunque abbiamo fatto degli errori, ma siamo anche convinti e consapevoli della nostra forza, delle nostre qualità, e secondo me domenica si potrebbe riaprire, diciamo, un campionato che per molti, magari io non la vedo così, magari chiuso, ma io sono convinto che ci rialzeremo, ma perché so quanto sono forti i miei compagni, quanto è forte il mister, quanto è forte la società, e perché ce lo meritiamo, perché anche dall'anno scorso che ci portiamo avanti questo periodo un pochettino così brutto, e io diciamo che sto rientrando a pieno in queste ultime settimane, e sono molto contento perché posso dare una mano ai miei compagni. Sto recuperando, non sono ancora al 100%, però l'importante è esserci e dare una mano alla mia squadra. La Cittadella, bestia nera del Pescara, nelle ultime tre stagioni, sei partite, sei sconfitte, è ora di interrompere questo trend. Sì, i numeri sono importanti nel calcio, però domenica non c'è sei sconfitte con il Cittadella, cioè domenica c'è un solo obiettivo, quella è la strada. Cittadella, squadra giovane che però ricalca la squadra anche delle passate stagioni, una squadra che gioca con poche pressioni e che spesso riesce a far male agli avversari.
Sì, Cittadella come tutte le squadre in Serie B sono molto difficili da affrontare, però noi, ripeto, come ho detto prima, siamo molto consapevoli dei nostri mezzi ed è il momento di risollevarci. Per quanto riguarda la Serie C, a parlare dell'ottimo avvio di stagione in casa Diavolo il difensore centrale Matteo Piacentini, il classe 99 elogia le qualità del mister nella gestione del gruppo e spera in una sua definitiva consacrazione. Vediamo il servizio. Spero che sia l'anno, come ha detto lei, della consacrazione. Sicuramente se ha detto che mi vedete fisicamente sì, meglio rispetto agli anni scorsi, il gran merito va anche al mister che sta facendo secondo me un grandissimo lavoro, sia appunto dal punto di vista psicologico, ma anche in campo lavoriamo molto bene e a intensità molto elevate. Mi sono trovato benissimo con tutti i compagni con cui ho giocato indistintamente. Con Salim mi trovo molto bene, lui è un giocatore molto fisico e molto veloce, quindi sai che comunque al tuo fianco c'è un ragazzo che è molto valido, ma ripeto, anche gli altri sono secondo me giocatori molto forti. Il mister ci aiuta anche tramite colloqui individuali, ci parla. Parla molto con voi. Molto, infatti ci aiuta, ma è anche sotto il profilo psicologico ci aiuta, ci cerca di far stare tranquilli, quindi riesce ad affrontare ogni allenamento, ogni partita, secondo me, nel migliore dei modi. No, discorsi di prospettiva, sinceramente, non ne stiamo facendo, perché e tutti insieme stiamo cercando di vivere il momento, cioè cerchiamo di affrontare allenamento per allenamento e partita per partita. Quindi cioè, è una cosa che ci contraddistingue, non pensare a lungo termine. E secondo me è anche una cosa sbagliata fare calcoli già sul futuro, perché dopo solo 7 partite non mi sembra il caso di ragionare in questi termini, diciamo. Lavoriamo molto sulla linea difensiva e sui concetti che vuole apportare il mister e il suo staff. Stiamo cercando di seguire le loro direttive e per ora i risultati possiamo dire che si vedono. Oltre al suo modo di difendere, che è molto diverso da quelli che ho vissuto gli anni scorsi, le prime, cioè come lui chiama le prime palle, le palle che arrivano sugli attaccanti, devo lavorare molto perché non sono come il mister, come ha detto lei, infatti ci stiamo lavorando. Però oltre a questo anche l'uso degli arti superiori, perché uso poco le braccia e secondo lui è una cosa che devo migliorare molto, e anche secondo me sono d'accordo con lui. E poi un sacco di altre cose, come può essere la postura del corpo, che sbagliavo molte volte, la lettura delle palle lunghe. C'è da imparare. Sì, e c'è ancora molto da imparare. Serie D, pareggio nel recupero di ieri per il Pineto contro la Recanatese, ma adesso la quarta serie nazionale osserverà dei turni di sosta fino al prossimo 29 novembre, causa pandemia Covid. Nel frattempo si giocheranno i recuperi, il primo dei quali domenica tra Giulianova e Cinzia Albalonga. Il tecnico del Pineto, Daniele Maulo, analizza il pari di ieri pomeriggio e parla anche dello stop temporaneo al campionato. Il servizio è di Andrea Costantini. Amalo, una buona gara avete rischiato nel finale, poi c'è quell'episodio che forse fa fare criminare tanto, l'atterramento di Giovacchino. Sì, ecco, al di là dell'episodio del rigore, che io ero troppo lontano per giudicarlo. E la partita è stata una bella partita, entrambe le squadre hanno provato a giocare e a vincere. C'è stata una partita che poteva finire 2-2, 3-3, un 0-0, un po' che non testimonia quello delle azioni che si sono svolte durante la partita. E
Sicuramente nella prima frazione abbiamo sofferto un pochino, anche se abbiamo avuto due occasioni clamorose che siamo andati due volte a tu per tu con il portiere. Nella seconda parte, mezz'ora, abbiamo fatto la partita, anche qui abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Poi ci sta che un po' di stanchezza è subentrata e l'ultimo quarto d'ora la Recanatese ha spinto e fortunatamente il nostro portiere è stato bravo in un paio di circostanze, anche se poi alla fine abbiamo avuto l'occasione per chiudere la gara, però accettiamo il pareggio con una squadra forte e consapevoli di aver fatto una buona prestazione, e quindi ripartiamo dalla prestazione, speriamo un po', ecco, di essere un po' più incisivi sotto porta. Hanno pesato i 90 minuti di Tolentino che invece la Recanatese non ha avuto? Ma un pochino si è visto l'ultimo quarto d'ora, un pochino anche perché avete visto che avevo oggi l'organico un po' e risicato. Alla fine ho rischiato Ciarcelluti, che è un esterno, Bugro era al rientro, infatti l'ingresso di Ciarcelluti ha dato qualcosa in più alla squadra come sviluppo d'azioni, e è chiaro, e per giocare due partite così ravvicinate bisogna avere magari un organico al completo. Noi abbiamo fuori 5-6 giocatori da diverse partite, speriamo che questa sosta ci permetta di recuperarli prima possibile. Ma è un campionato, ecco, che si vive la giornata, speriamo che questa sosta possa permettere a tutti, ecco, di riprendere il cammino, di portare a termine questo campionato. Adesso la situazione, diciamo, quella sanitaria è quella che viene prima di tutti, purtroppo bisogna un po' un attimo fermarsi, e continuiamo a allenarci sperando, ecco, di ripartire prima possibile. E per gli appassionati di ciclismo, questa sera alle ore 21 c'è la penultima puntata di Velò con Luciano Rabottini, Jacopo Forcella e i loro ospiti, mentre l'informazione si ferma qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.